Tutti ragazzi, sono video, io sono Losi, oggi vi mostro il mio Lucky Bamboo. Come vedete, questa qua è solo una parte, perché l'altra parte praticamente era questa qua, che l'ho dovuta tagliare perché era secca, come vedete tutta gialla, e le radici sono un po' andate. Però l'altra sono riuscito a potarla e speriamo che lo scatti. Comunque, per fare questa operazione bisogna utilizzare una candela come una cera, accenderla comunque come un accendino e cicatrizzare la parte tagliata con la cera, appunto. Si fonde e si mette qua. Non mi portate il procedimento perché era abbastanza semplice da fare. Come vedete si crea un tappo, quindi poi non basta, cioè, quindi poi qua comunque sono rimaste le foglie e qua effettuato una potatura. Comunque ora praticamente si lascia riposare nell'acqua per un paio di mesi con la speranza che ricresce. Comunque questa qua vi mostro anche un'altra cosa. Quindi ragazzi, ricapitolando, c'era il Lucky Bamboo a questa altezza, l'ho tagliato a livello in cui cominciava ad essere un po' giallo, però ancora recuperabile, quindi l'ho cicatrizzato con la cera, con una comune candela. E quindi ora che andiamo a fare? Intanto faccio vedere. Qua c'è un'altra canna che è lunga circa 1,30 m. Comunque, le radici che dovrebbero fare sono circa queste qua, che comunque ora queste qua sono un po' morte, sono secche. Quindi ragazzi, ricapitolando, c'era il Lucky Bamboo a questa altezza, l'ho tagliato a livello in cui cominciava ad essere un po' giallo, però ancora recuperabile, quindi l'ho cicatrizzato con la cera, con una comune candela. E quindi ora che andiamo a fare? Intanto faccio vedere. Qua c'è un'altra canna che è lunga circa 1,30 m. Comunque le radici che dovrebbero fare sono circa queste qua, che comunque ora queste qua sono un po' morte, sono secche. Quindi ragazzi, una volta eliminata la stecca, quella ormai marcia, quindi si butta. Ora qui vi faccio vedere queste radici, che sono già migliori rispetto a quelle di prima perché appunto sono più folte. Non so se si vede bene che c'è la luce. Comunque si può vedere già che sono più folte e più radicate, come si dice. Quindi andiamo a rimettere questo nell'acqua ora. Quindi qua, ricapitolando, fatto con la cera per cicatrizzare e lo devo immergere anch'esso nell'acqua. Così teoricamente dovrebbe rigermogliare e fare le radici. Comunque qua speriamo che escono delle foglie. E allora, ora io lo vado a mettere in questo punto vicino alla stufa, in modo da fargli arrivare il più calore possibile. Ora, ovviamente ha bisogno anche di luce, quindi qua appunto ci arriva la luce da qua a là. Ora faccio vedere anche, ho messo in questa postazione anche il mio questo ginseng. Ora, oggi mi è arrivato da Amazon questo igrometro che segna la temperatura in gradi centigradi e anche la percentuale di umidità. Per esempio ora ci sono 15 gradi e 2 e 99% di umidità, che è favorevole alla crescita del bonsai. Infatti, come vedete, il muschio è verde. Comunque presto mi arriveranno le spore per piantarlo, perché questo qua se ne viene subito. Comunque, vi faccio vedere anche i nuovi germogli qua, belli rigogliosi,
ovviamente sempre in affetto con il guidatore. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Quindi ciao a tutti ragazzi.